Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. È la mattina del 22 aprile e davanti a me ci sono 4 giorni di festa perché appunto c'è cioè, sabato e domenica. Lunedì ho preso un giorno di ferie perché anche il maritino e la Katia sono a casa e martedì è festa, quindi insomma 4 giorni, un weekend lungo davanti a me da dedicare alle letture. E quindi ho deciso di girare questo vlog per portarvi con me in questi 4 giorni in quello che farò, anche perché andrò anche in un posto molto carino domani. E soprattutto per farvi vedere che cosa leggerò durante questa breve vacanza. Mi vedete ancora in pigiama perché semplicemente mi sono svegliata da poco, adesso devo fare la doccia e poi mi preparo e oggi pomeriggio vi porto con me alle prove di teatro. Ma parliamo degli obiettivi di lettura di questo weekend, perché mi sono data degli obiettivi da raggiungere. Allora, prima di tutto, conto di terminare Che cos'è la felicità di Daisaku Ikeda. Mi mancano tipo 4 pagine, è che ieri sera ero troppo stanca, mi addormentavo, non riuscivo ad andare avanti, quindi questo sicuramente lo terminerò. Poi voglio andare avanti con la trilogia di New York e conto di leggere almeno 40-50 pagine. Non voglio finirlo, anche se in realtà sono a metà, però non mi voglio imporre di finirlo perché è un libro che secondo me va letto con calma. Non voglio, diciamo, velocizzare la lettura solo per finirlo presto, anche perché in realtà lo devo finire per il 5 maggio, quando avrò il nuovo club del libro per poterne parlare. Quindi il tempo c'è, me lo voglio godere, voglio, insomma, leggerlo con calma, quindi conto di leggere una cinquantina di pagine. Ma visto che un libro lo terminerò, ho deciso di iniziarne anche uno nuovo, ora ve lo faccio vedere, ed è Americana di Don DeLillo. L'avete visto in qualche video precedente, credo nel video di 2 settimane fa, comunque, qui su YouTube, e l'ho preso in biblioteca. Comunque, questo non l'ho ancora iniziato e conto di farlo proprio in questi giorni. Sono le 2:30 e visto che c'è questo tempo bellissimo, mi sono messa fuori per leggere e finirò chiaramente Cos'è la felicità, visto che mancano 4 pagine, ma credo che poi continuerò a leggere anche qualcos'altro perché si sta troppo bene. Se vedete un po' di attrezzi qui dietro è perché stiamo facendo dei lavori in giardino. C'è qui un maritino lavoratore. Mentre io me la godo e leggo, lui ci prepara un cantuccio caldo per l'inverno, vero? Finito di prendermi a legnate? Oh, pelà, guarda quanto è forzuto! Che macho, macho man, che vuoi? Che vuoi? Eccoci qua, allora il libro l'ho finito, sono molto contenta, bellissima lettura, adesso lo posso restituire a chi me l'aveva prestato e ho continuato a leggere la trilogia di New York e ho letto 20 pagine,
Quindi ottimo, e ho finito il secondo romanzo, che la seconda storia, insomma, che è presente all'interno del libro. Trilogia, perché appunto sono tre storie, in realtà separate l'una dall'altra. Comunque ho terminato la seconda e stasera credo inizierò la terza e ultima. Eccomi qua, oh mamma che caldo, devo abbassare tutti i finestrini. La macchina mi segna 32 gradi, vabbè, era ferma al sole. Comunque prima ho interrotto perché il cane stava abbaiando dei ciclisti. In ogni caso ho interrotto la lettura perché mi dovevo preparare. Adesso vado a fare le prove di teatro perché tra 2 settimane torniamo in scena con la nostra commedia teatrale. Quindi sono super emozionata, ma insomma dobbiamo finire di prepararci. Si apre Greta, un personaggio. Se devi chiedere, piange, no, che dopo. Esatto. Sarebbe meglio se... se raccontasse un po' del suo passato, la sua storia. Gli occhi. Non ho il coraggio di guardarti negli occhi. Vai, l'ho già messa questa scena. 6, 1. Sì, sì, sono un verme, no, un verme schifoso, un verme viscido che striscia dove più gli fa comodo, un verme... Quindi per la terza volta svuotò il contenuto del bicchiere nel vaso dell'orchidea. Non potrò boccare, non c'era l'acqua. Poi non c'è neanche. Dopodiché provò a richiamare il giovane marito. Ashton! Che nel frattempo era tornato al castello. E sa perché? Perché Albert e Mallory sono la stessa persona! Ma cosa fa? Buongiorno, siamo la mattina di domenica 23 e sono le... l'orario 7:20 perché questa giornata sarà dedicata a una gita fuori porta, ma prima di tutto volevo far vedere questo è il risultato delle mie letture di ieri al sole, quindi vabbè, lasciamo perdere. E oggi andiamo a Maranello, io, Maritino e Bimba, insieme ai miei suoceri, per visitare il Museo Ferrari. Ci siamo già stati 3 anni fa circa, poco meno, però appunto i miei suoceri volevano fare questa gita, gli abbiamo regalato i biglietti, quindi insomma andiamo tutti insieme. Quindi oggi non credo che avrò molto tempo per leggere quando sarò fuori, ma mi porterò comunque dietro qualcosa, ovvero il secondo fumetto delle Witch che leggerò insieme alla bimba in viaggio, probabilmente, visto che abbiamo più di 2 ore di viaggio sia all'andata che al ritorno. E quindi abbiamo letto il primo qualche giorno fa e adesso leggiamo il secondo, almeno insomma ci intratteniamo un pochino. Io eventualmente ascolterò un audiolibro, forse, perché ho scoperto una nuova app che vi lascio qui, con 2 mesi gratuiti grazie ad un codice di una ragazza che seguo su Instagram, e quindi voglio provare e probabilmente mi ascolterò un audiolibro. Ecco la principessa, fatti vedere, aspetta che ti riprendo. Bellissimo amore, sorridi.
Sì, ma al di là di quello, poi ogni tanto qualcuno deve mangiare. Del 24 aprile. Aspetto terrificante semplicemente perché stamattina mi sono svegliata, mi sono infilata, messa una tuta e un maglione e rimarrò così tutto il giorno perché non ho niente di speciale da fare, anzi no, forse farò un giro in libreria oggi pomeriggio, quindi se lo farò ovviamente vi porterò con me. Comunque per il momento sono in totale relax, la Katia è andata dalla mia sorella perché oggi pomeriggio andranno al cinema insieme e quindi io credo che adesso mi dedicherò un po' di lettura, ma volevo fare un recap di quello che ho letto fino adesso. Bene, guardiamo quali erano gli obiettivi che mi ero preposta per questo weekend lungo e a che punto sono arrivata in questo momento. Allora, avevo deciso di finire Cos'è la felicità di Reza Quicheda e l'ho terminato, quindi ottimo. Poi volevo leggere almeno 40-50 pagine della trilogia di New York e ne ho lette 30 per il momento, quindi tra oggi e domani sicuramente un'altra ventina almeno le leggerò, quindi ottimo. E dovevo iniziare Americana di Non DeLillo, che invece ancora non ho iniziato e credo che lo farò adesso. Cosa vuoi? Tuco. Tieni. Tieni, amore, tieni. Comunque, mentre Tuco mi fa compagnia in un centimetro di divano, la prima frase di questo libro è bellissima. E così arriviamo alla fine di un altro stupido e lurido anno. Questo libro promette bene. Allora, faccio questo video per concludere il nostro vlog del ponte del 25 aprile. Non è più il 25 aprile, ormai è passato, però ecco, in quella data non ho registrato delle storie parlate, semplicemente perché mi sono completamente rilassata e ho dedicato il pomeriggio a leggere. Vi lascio qualche clip perché sono stata nel mio lettone con Katia, abbiamo prima proseguito nella lettura del fumetto delle Witch, ve ne avevo parlato anche su Instagram che vi sto recuperando tutti i fumetti per rileggerli con lei e poi mi sono presa anche un po' di tempo per me, proprio per leggere sdraiata sul letto con la mia bella copertina, veramente, prima di addormentarmi, quello non l'ho ripreso però. Dopo chiaramente in una giornata di festa un po' grigia, insomma dove non c'era molto da fare, è inevitabile che dopo qualche pagina di lettura poi
si dorma. E quindi ho fatto il mio sonnellino. Ma io sono qui in realtà per fare appunto un recap, per ricapitolare quelle che sono state le mie letture del ponte del 25 aprile e vedere se sono riuscita a portare a termine quello che mi ero preposta. Allora, ripartiamo con il primo: cos'è la felicità di Daisaku Ikeda? Dovevo finirlo, come ho già detto precedentemente, l'ho terminato e anzi a breve, appena rivedrò la persona che me l'ha prestato, glielo potrò restituire. Poi volevo leggere almeno 50 pagine, 40-50 pagine della trilogia di New York e ne ho lette 50, quindi sono molto contenta. Come detto, lo devo terminare per il 5 maggio, quindi ce la farò tranquillamente, non mi manca tanto, quindi credo che lo finirò anche in anticipo, quindi ottimo. E poi volevo iniziare Americana di Don DeLillo e l'ho iniziato effettivamente, ho letto poche pagine, ve lo dico in diretta, perché non me lo ricordo, 35 pagine, niente di che, però insomma, intanto mi sto facendo un'idea della scrittura e della storia, mi sta piacendo, quindi la lettura proseguirà sicuramente. Bene, direi quindi di salutarvi, io vi ringrazio per essere stati con me in questi 4 giorni, spero che questo tipo di video vi piaccia, perché a me piace tantissimo registrarli, quindi spero che anche voi piaccia guardarli, e quindi noi ci vediamo prestissimo la prossima settimana con un altro video. Ciao!